della sesta generazione di Ducato. La Sevel Dietessa apre le porte ai media per la presentazione ufficiale del nuovo modello. Presentazione che arriva due giorni dopo quella di Torino. I vertici del management sono in Abruzzo per raccontare ideazione e realizzazione di un mezzo che solo nello stabilimento Dietessa produce 300.000 veicoli l'anno, 1.270 veicoli al giorno, uno ogni 45 secondi. Credo che lo stabilimento l'abbia dimostrato negli anni, insomma. C'è stata una crescita continua anno per anno dal 1981, uno stabilimento che ha prodotto quasi 5 milioni di veicoli e uno stabilimento che sta crescendo anno dopo anno. Quest'anno produrremo il 10% in più dell'anno precedente. Una catena produttiva formata da 6.081 dipendenti, il 22% formato da donne, 24 ore al giorno suddivise in tre turnazioni, 125 milioni di euro il totale delle retribuzioni nette annue. Nel 2013 è valso un fatturato di 2,7 miliardi, una crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Fiat ha al suo attivo il primato di avere inventato alla fine degli anni 90 il sistema di iniezione diretta common rail, quello che noi chiamiamo commercialmente multijet. Lo hanno poi copiato tutti i nostri concorrenti. Noi crediamo di essere ancora un passo avanti a loro e vogliamo continuare a esserlo. Un fatturato, quello della Sevel Dietessa, che vale il 10% del PIL di tutta la regione Abruzzo, oltre al suo indotto formato da 19 aziende fornitrici di materiali, che valgono un giro d'affari di 500 milioni di euro. Il 90% del mercato è destinato all'export. Solo in Europa i tre mercati di riferimento sono Germania, Francia e Italia. Tra gli applausi di operai e dirigenti riuniti nell'unità produttiva montaggio, Sevel festeggia il 5 milionesimo veicolo prodotto nello stabilimento di Val di Sangro ad Atessa. Il 26 marzo 2015 sarà ricordato come una data storica per il traguardo raggiunto dalla fabbrica leader nel mondo per i veicoli commerciali leggeri. Dal 1981, anno di inizio produzione, con 15.763 furgoni, Sevel ha chiuso il 2014 con 229.791 unità prodotte. Il sito industriale abruzzese ha risentito della crisi molto meno di altri, grazie al mercato mondiale al quale si rivolge. Solo l'11% della produzione, infatti, è destinato al mercato italiano, mentre tutto il resto a mercati esteri. In Europa è la Germania ad apprezzare maggiormente il Made in Italy e a riconoscere la leadership di Sevel con il 23%, segue la Francia con il 17%. Nel tour in stabilimento, sulla linea di montaggio, si notano veicoli destinati al trasporto merci o al trasporto passeggeri, ma anche converter e per motorhome. Il neo direttore, l'ingegnere Angelo Coppola, spiega che il furgone Ducato viene prodotto con la maggiore flessibilità possibile per soddisfare le più diverse esigenze del committente. Ed ecco che dalla fabbrica non escono solo i modelli Ducato finiti, ma anche modelli base che poi saranno equipaggiati e personalizzati da altri produttori di caravan, camper e anche ambulanze. Tra i maggiori acquirenti ci sono TNT, Coca-Cola, Poste Svizzere e persino Milka, per cui è stata realizzata una particolare vernice color rosa. Perché la specificità Sevel, spiegano in azienda, è anche questo, una multinazionale di 6.080 dipendenti che sa lavorare anche con la cura artigianale, personalizzando i vari modelli. Oggi la Sevel produce 1.050 veicoli al giorno, 34 anni fa erano appena 1.000 al mese e c'è chi lo ricorda così. Voi avete visto la nascita dei primi furgoni, era il 1981? Sì, era il 1981, era settembre del 1981 e il furgone era un furgone tipo base di colore grigio. Sono passati tanti anni che sembra preistoria e comunque 5 milioni di furgoni sono una gran bella cosa. E non c'erano solo uomini ma anche donne a veder nascere i primi furgoni, ma non vogliono parlare. E allora, l'emozione oggi? L'emozione è grande, grandissimo, perché sono passati 35 anni. Questi 5 milioni di furgoni, ci abbiamo messo un po' di tempo a farlo, ma quello che dobbiamo pensare oggi, quando ne faremo 6, 7, 8, perché la nostra azienda deve essere, dovrà continuare ad essere il futuro della nostra zona, di Val di Sangro, della Frentania, di tutto ciò che è quello che ci appartiene.
Le cose vanno così bene che occorre lavorare di più per soddisfare tutte le richieste. E detta così, è sicuramente una buona notizia, perfino entusiasmante nello scenario deprimente dell'occupazione. Ma se è vero che alla Sevel di Atessa il Ducato tira, è pure vero che il lavoro strema. Quando e se le suddette richieste verranno soddisfatte con turni straordinari e anche un po' massacranti, il sindacato non potrà che fare il proprio mestiere, insorgere. Ed è già accaduto alla Sevel di Atessa, dove la domanda di Ducato Fiat è tale da rendere probabili ulteriori turni straordinari di nuovo. Per il segretario provinciale della FIOM, Davide Labrozzi, si tratta di turni che confermano quanto sostenuto dalla FIOM negli ultimi mesi. La Sevel pensa di sostenere i volumi produttivi aggiuntivi con il ricorso allo straordinario. Una sola la soluzione, assumere. Non bastano né gli occupati attuali né i 260 nuovi assunti col Jobs Act, né è sufficiente ottimizzare i tempi di lavoro, ricorrere ai contratti a tempo determinato o ai lavoratori del fine settimana o ai trasfertisti, peraltro già utilizzati per consentire agli operai stremati di usufruire delle ferie non godute. La soluzione potrebbe arrivare dall'aumento dei turni, estendendo quello notturno, oggi appannaggio solo dei volontari. Bisognerà vedere però se otterrà l'ok della FIOM, che già aveva criticato le 15 giornate a testa di lavoro in più nel 2015, non riproponibili, pena l'aggravamento della condizione psicofisica di chi opera sulle linee. A sottolineare comunque l'aspetto positivo della faccenda è la FIM CISL, che parla di speranza per le ricadute occupazionali future.